evidente, e non è un problema solo di Arezzo, che negli ultimi decenni si è caricato queste reti miste anche di afflussi troppo importanti che queste tubazioni non sono in grado di sopportare. Quindi da un lato in alcuni casi c'è effettivamente la necessità di alcuni adeguamenti, dall'altro però bisogna agire perché la quantità di acqua meteorica che arriva a queste fogne miste sia la minore possibile. Quindi il reticolo fognario misto di Arezzo non ce l'ha fatta a sopportare l'imponente carico d'acqua in conseguenza al nubifragio che lo scorso fine settimana si è abbattuto sulla città di Arezzo e sull'intera provincia. Le conseguenze purtroppo sono state sotto gli occhi di tutti. Per reti miste si intendono quelle che convogliano sia le acque di scarico civile che quelle meteoriche. La città di Arezzo ha fognature in gran parte miste. Dopo il nubifragio era stato lo stesso primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, a sottolineare la necessità di un ripensamento della rete fognaria in città. Siamo assolutamente d'accordo e anche chiaramente a disposizione dell'amministrazione, con la quale ci siamo anche confrontati in questi giorni, in primis sui problemi puntuali da risolvere. E sicuramente sono tutte situazioni che necessitano di un approccio integrato, quindi c'è sia la problematica di alcuni sottodimensionamenti di tubazioni, alcune anche in gestione direttamente alla società Nuove Acque, altre essendo solo di acqua meteorica all'amministrazione comunale. Ci sono problemi che riguardano il deflusso del reticolo superficiale di scolo delle acque, quindi sicuramente sono problemi che necessitano di un approccio integrato e purtroppo, ma bisogna tenerne in conto, anche di un po' di tempo per individuare delle soluzioni efficaci. Queste sono situazioni che non si risolvono mettendo in campo solo un pezzo della soluzione, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, quindi potremmo dimensionare o fare degli interventi puntuali sulla fognatura, ma se non si scaricano di alcuni afflussi che non devono andare in fognatura, la soluzione non si risolve, e viceversa, se si convoglia in maniera adeguata sul reticolo superficiale e non vengono risolte alcune situazioni puntuali sulla fognatura, il sistema non funziona. Ecco, quindi ci aspetta un grosso lavoro di rivalutazione e coordinamento di studi che sicuramente sono stati fatti dai vari enti competenti in questi anni.